Ancora Olav, io sono il vostro Capitan Max Berro Fronzo. Come state? Vi spero che voi state bene. Allora, questa qua è una serie del cazzo che io ho detto. Allora, non gioco a Minecraft da molto tempo. Con i miei amici io voglio tornare a giocare, già c'è qualche cacchio di progetto all'interno del server della Geek Battery, ma dato che eravamo tutti quanti con vari tipi di casini del tipo che dovevamo lavorare, che dovevamo fare delle cose, che bla, avevamo messo in pausa il server, abbiamo ancora i soldi per pagarlo, però praticamente per ora l'abbiamo tenuto disattivato. Volevamo attivarlo questo lunedì, ma è successo che dato che Lucca Comics è alle porte, ci farò un video dedicato. E allora abbiamo detto perché dovremmo praticamente riattivare il server per poi non utilizzarlo per una settimana perché saremo tutto il tempo a Lucca, quindi per il momento mi sono arrangiato per fare altro. Quindi tra un po' ricomincerò a fare Minecraft. Non sto ancora registrando Warcraft o Portal o altre cose perché sono delle serie per le quali bisogna avere molto tempo, quindi vuol dire che io dovrei mettermi là a registrare, che è un casino, che nel senso lo posso fare ma lo posso fare dopo Lucca perché adesso non ce la faccio, mentre sta cosa qua di Minecraft la posso registrare quando mi va, nella modalità che mi va e bla. Allora, questo qua è un pack che mi sono fatto da solo, nel senso che non è vero, che mi ha aiutato tantissimo il signor Black Avatar a fare questo pack. E non ha quasi niente dentro, nel senso che ha una sola mod principale che praticamente sarebbe la come cacchio si chiama? La Runes of Wizardry, che è una mod che adesso vado ad illustrarvi a grandi linee tra poco, più un altro add-on sempre della stessa mod, più un'altra che si chiama Fast Leaf Decay, che in pratica significa che se io picchio gli alberi e rompo tutto quanto il cazzo di tronco, vengono giù le cose. Perché ho fatto questa cosa qui? Perché vari motivi. Intanto questa serie qua di Minecraft è Minecraft, quindi potrebbe riportare un poco in auge i feed di questo canale che sono un poco praticamente andati a culo in questi ultimi periodi, un poco per la mia negligenza e un poco per il fatto che ho fatto dei giochi abbastanza di nicchia. Quindi è bene che io ritorni a questa cosa qua, e anche perché la voglia ce l'avevo, ma in questo momento la possibilità no, perché già avevo spiegato tutto quanto. Secondariamente il fatto che questa qua, dato che appunto è una serie dedicata più che altro alle rune, fa anche da introduzione a una cosa che io sto per fare all'interno del mio canale di Twitch, perché lo voglio personalizzare molto, perché insomma, sorprese che arriveranno all'interno del tempo. Comunque sia, vediamo un po', generator structures onward, default va bene, allow cheats sì, che se a volte mi voglio givare qualche cosa perché sono un cheatone del cazzo lo posso fare, ma non credo che sia necessario, magari giusto un paio di stronzate all'inizio. Bonus chest no, cos'è la prima roba che ho a T? Vediamo un po', qua c'è il succo di Limmi, ok? L maiuscolo Limmi, ecco, è questo cazzo di cosa si chiama così. Va bene, survival, va bene, create new world. La mod che ho messo dentro, con la quale voglio fare praticamente ogni cosa, si chiama Runes of Wizardry. Ed è praticamente un rifacimento, un'importazione all'interno di questa nuova versione di Minecraft 1.10.2 della vecchia Runic Dust mod che voi magari non vi ricorderete, ma se mi seguite dall'inizio, inizio, inizio, ovvero da quando praticamente io giocavo ancora con Ace the Brave, potreste effettivamente ricordarvela. Quindi sì, quindi ok, quindi va bene, quindi a posto. Adesso prendo ovviamente queste cagate qua e dopodiché mi metto a fare le cose. Ok, ho disattivato, cioè non ho disattivato, ho abbassato un po' la sensitivity di questo mouse perché altrimenti diventavo deficiente. Adesso cercherò un attimino un posto dove piazzarmi. Comunque, in pratica, come cacchio si chiama? Questa mod qua, la Runes of Wizardry, si compone in pratica di solamente o quasi una pagina di oggetti. Nel senso che il top di fare tutto quanto questo cacaio è che noi ci possiamo fare delle polverine che praticamente, una volta piazzate per terra nei cubetti e attivate, attivano dei cacchio di poteri magici. Quindi potrebbe essere che c'è la runa esplosiva, la runa che mi fa fare la bistecca, la runa che mi fa viene in fuori una torcia, fino alle rune più mega potenti che non ho idea di che cosa fanno. Questa mod logicamente è cambiata tantissimo dall'ultima volta che l'ho utilizzata. Non mi sono visto come cazzo si chiama tutorial, non mi sono visto wiki, non mi sono visto assolutamente niente. Quindi sarà comunque una mod che io esplorerò insieme a voi o quasi. E vediamo adesso tra l'altro se funziona la... Sì, esattamente quello che io volevo. Bene. È per questo che io mi ero messo anche quell'altra mod. Dunque, adesso, oltre al fatto di essere in un posto ricco di vegetazione che schifo assolutamente non mi fa, io vorrei vedere se riesco a trovare dell'acqua. Perfetto, ecco, de dell'acqua dove potrei trovare delle canne da zucchero, forse, maybe, canne da zucchero. Ah, niente canne da zucchero. Oh, figa!
Ok, sono caduto molto in basso, in tutti i sensi, e quindi adesso dovrò addirittura trovare un modo per praticamente risalire. Bene. Credo tra l'altro di aver messo la modalità easy perché sono caduto in un crepaccio mega profondo, ma non mi sono rotto le rotule, nel senso che ho perso solamente due cuoricini, che tra l'altro ho recuperato immediatamente. Quindi io direi, dato che non siamo delle pussies, che potremmo anche provare a... Eccolo qua, non hard, peaceful, easy, no... No, ma è già in normal, cazzo, perché la devo fare in hard? Cazzo, ma così facile è in normal? Boh, vabbè, sto anche questo qua è diventato un gioco per pussies. Va bene lo stesso. Adesso, io probabilmente mi trovo un attimino a fare un piccolo shelter, fare le solite cose che si fanno all'inizio serie, cioè andare in giro, guardare se ci sono cose da mangiare, prendere un poco di risorse, cazzi di questo tipo qua. Nel momento in cui l'ho fatto, ritorno per aggiornarvi su ciò che abbiamo fatto. Tra l'altro comunque sì, anche se non mi ricordo quasi un cazzo della mod, se le basi sono più o meno le stesse che sono state nella mod vecchia, essere all'interno di una boscaglia non è neanche una cosa così negativa, per il semplice fatto che le rune, diciamo così, fatte con la polvere a più bassa potenza dovrebbero essere delle rune, come si dice, che si ricavano comunque dalla vegetazione o qualcosa del genere. Vediamo se è vero. Plant runic dust, plant runic dust. Ah, ok, classic, class bla bla. Ok, si fanno con una plant infused, che però si fa con, vabbè, grazie al cazzo, plant ball. Dust block, come si fa un dust block? Con inert runic dust, che si fa con della bone meal, del clay e il mortar and pestle, oppure con appunto la dust block. Bene, quindi comunque sia dovremo picchiare qualche cazzo di mob durante la notte, perché altrimenti non abbiamo le ossa, che a quanto pare sono un requisito essenziale per poter iniziare con questa mod. Mentre che aspettavamo è arrivata anche una mucca a darci il benvenuto. Grazie, buongiorno, non so come avremmo fatto senza la tua presenza. Giacché null'altro c'è rimasto da fare, direi che è bene cominciare a fare, diciamo così, la strumentazione di base. Non so se questa cosa qua della diorite può anche essere utilizzata in sostituzione della cobblestone. A quanto pare no. Cosa cazzo ci faccio con la diorite? Me la infilo su per il culo? Posso farmi l'andesite? Posso farmi la polished diorite? Però a quanto pare è solamente estetica sta cazzo di cosa. Va bene, ovvero inutile. La fornace si fa ancora così. Possiamo mettere del birch wood. Oh, che cazzo? LOL! Ci fu uno zombie qua fuori. Però è stato anche autoshottato dalla luce del sole. Che non è assolutamente una cosa negativa. Bene, abbiamo già del charcoal. Comincia tra l'altro a farsi notte, allora già che effettivamente di diorite, che abbiamo visto che non serve un cazzo, ne abbiamo abbastanza, ci faremo un piccolo shelter per la notte e ci faremo, dato che abbiamo effettivamente sovrabbondanza di legna, anche una piccola porticina, perché no? Perché non dovremmo farcela, insomma. Addirittura tre te ne fa fare adesso con questa cosa, bene. Speriamo in Dio che non arrivino troppi scassacazzi durante la notte, perché non siamo riusciti a prendere per il momento neanche un fiocchetto di lana per riuscire a farci un letto. Ora, già che siamo masochisti, noi potremmo anche pensare di buttare tutto quanto quello che abbiamo in tasca qui dentro e andare a caccia di mostri. Per il semplice fatto che noi comunque abbiamo bisogno di vaffanculo. Oh, cazzarola! Questo mi era assolutamente. No, mi era sfuggito di. Mamma mia, che razza di colpo! Ok, bene, sono un Monster Hunter. Fantastico. Ho preso raw beef e ho preso la string. Dicevamo. A parte che non si può più parare questo cazzo di strumento, e quindi non ho idea di come io in teoria dovrei essere supposed to. Oh, Cristo, ma come funziona adesso la spada? Ma che hanno fatto in sta versione? Oh, what the flying fuck? Dove sono degli scheletri? Buongiorno, vorrei degli scheletri. Là c'è un ragno, qua c'è un altro zombo. Non so cosa sono sti cuoricini che perdono, immagino che sia la vita che stanno perdendo mentre io li picchio. No, è la mia vita che io sto perdendo mentre mi picchio, mentre vengo picchiato. Ah, c'è questo qua, un cazzo di tempo di ricarica! Stiamo scherzando! Via, 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 via. Scusate, 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 scusate. Stavo scherzando. Dovrò sicuramente chiedere a Black di dirmi com'è che si chiama quella mod che tipo tu premi il pulsante centrale del mouse e si riordinano le cose, perché io sono troppo abituato con quella roba lì e dal punto di vista pratico è una cosa alla quale io non posso rinunciare. Permesso, buongiorno, dove cazzo si... Pronto? Pronto? Che cazzo ci fate là sopra? The fuck?
gli zombie più stupidi che io abbia mai visto in una serie di Minecraft. Oh Gesù, che cazzo morite? Sta cosa qua dei cuoricini che vengono fuori, veramente io non la capisco, non ho idea del perché l'abbiano inserita, ma potevano secondo me anche risparmiarsela. Cazzo, però neanche un maledetto scheletro. Quello là è una mia vecchia conoscenza, vero? Vero che sei una mia vecchia conoscenza? Cazzo, se sei una mia vecchia conoscenza. Ma perché era inerte? Oh, cazzo! Dai che forse no, no, Dio, non so come mi sono incastrato. Minchia. Ma quanto cazzo resistono adesso i creeper? Ma io non vorrei insistere, ma... Cioè, vabbè che siamo in normal e non dovrebbero essere bisciottati, ma questa qua non è mica una spada di legno, cazzo. Altra cosa allucinante che aveva inserito sta cazzo di versione. Piove. Potrebbe. Oh no! No, 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 no. L'avete visto anche voi, vero? Io l'ho visto. Shit. Guardatelo quello spinaccio maledetto troppo cresciuto. Fatemi mangiare. Potrebbe. Non potrebbe sicuramente andare peggio di così. E dice, secondo me, sì. Perché potrebbe piovere? Non mi ricordo se era esattamente così la situazione, in effetti non credo. Quando finisce la notte in sto gioco? Il giorno era durato tipo 5 secondi. Noto qui tra l'altro che esiste nelle cose da fare un runic dictionary, che però per farlo ha bisogno di essere, di avere un enchanted book con anche una runic staff. Io quasi quasi me lo prenderei anche così alla cazzo sto runic dictionary, tipo me lo giverei con i trucchi che non so come cazzo si attivano. Tipo, boh. Ah, ecco, così si fa. Bene, d'accordo. Adesso possiamo tornare nella game mod 0 e aprire questo cazzo di Runic Dictionary. Healing la. Bene, a parte il fatto che è giorno e sta ancora piovendo, il che non mi stupisce affatto vista la nostra proverbiale fortuna, la cosa che adesso mi preoccupa di più è il fatto che tra poco finirà il cibo. E io dovrò in qualche modo supplire a questa mancanza, perché non posso andare tipo tutto... Oh, che cazzo! Non posso andare in giro a nutrirmi di, non so, terra e fango, perché effettivamente ho un apparato digerente il quale funziona a cibo. Quindi non lo so, probabilmente andremo in giro a sterminare mucche, perché non mi viene in mente nient'altro da fare in questo momento. In effetti un'altra cosa che si poteva fare in questo gioco era coltivare la fottuta cazzo di terra, quindi per cui io potrei anche mettermi tipo a sfrafagliare tutte quante ste foglie fino a quando non ho raggiunto un numero di semi sufficienti per poter mettere un cacchio di praticello, di orticello davanti casa, per fare il vegano del cacchio come piacere Imperius, almeno finché non arrivano tempi migliori. Altra cosa che manca in sto cacchio di gioco è una mappa, però c'era la mod per le mappe, ma noi non abbiamo ancora bisogno delle mappe perché non abbiamo così tanto, come si dice, non abbiamo così tante mod da dover giustificare il fatto che tipo abbiamo bisogno di una cacchio di mappa. Quindi nel senso è, prima abbiamo tanto detto degli altri che sono delle pussies, adesso non facciamo noi le pussies. Se non l'ho dati gli dèi, ha smesso di piovere dopo un tempo più o meno infinito, nel quale tipo ho fatto in tempo veramente a morire e resuscitare diverse volte. Questa cosa qua mi aiuta se non altro per il fatto che almeno vedo in che posizione è il sole e mi rendo conto di quando sta per fare notte e quando posso ritornare a casa. Comunque in questo momento non sto facendo nient'altro che gatherare risorse, quindi tipo aia cazzo. Quindi tipo appunto sto carbonchi. No, questo qua non so se si può neanche prendere con questa cosa qua di legno, vediamo. Sì, si può fare. Bene, è effettivamente notte. Quindi adesso io direi di aspettare 30 secondi che si cuociano le bistecche. Le bistecche. Ne consumiamo immediatamente una perché non siamo al massimo della vita. Ci procuriamo un sacco di picconi che già mi sono craftato e un sacco di torce che già mi sono craftato. E andiamo all'avventura perché io ho visto che qui fuori c'era tipo l'entrata per una, diciamo così, grotticella naturale. Che è questa qua. Qui ovviamente c'è del magma in maniera tale da poter già morire in una maniera piuttosto fantasiosa. Io direi che questa stick la mettiamo qua, i picconi mettiamo qua, la spada la possiamo mettere qua e basta. Andiamo effettivamente a esplorare questo posto e a prendere ciò che si può. Ma quanto ci mette cazzo a morire un creeper adesso? 12 colpi? Oh, e che cacchio!
Non c'è rame, non c'è stagno, non c'è ottone, c'è solamente ferrazza, è l'unico minerale che esiste. Cazzo, giocare moddato ma non troppo è veramente... non so. Bene, ho esplorato, ho preso un sacco di carbone, ho preso 17 pezzi di ferrazza, niente di particolare per il momento. Boh. Ragazzi, non ho idea di quanto effettivamente questa serie possa essere produttiva per questo primo episodio, quindi io direi che sia anche arrivato il momento di salutarci per questo primissimo episodio. Allora, io tra... Oh, cazzo! Scusa, aspettate un attimo che il momento è tragico, non posso... Scusa, volevo chiudere la serie, volevo chiudere il primo episodio, ma come vedete c'è questo ospite indesiderato che è tutto verde, che quindi vuol dire che è arrabbiato, che non va giù perché maledizione quanta vita gli hanno fatto a sti mostri maledetti adesso. Allora, io devo chiudere questo episodio perché è il primo, non ho ancora capito come funzionano queste cose di le rune e adesso devo andarmi a cercare anche quello spinaccio perché non c'è due senza tre. Nel momento in cui io avrò un attimino magari guardato una Nei, una Wikipedia, un qualche cazzo di posto dove mi possa dire almeno quali sono tipo le primissime fottute rune da fare e in che modo io le posso fare, allora potremmo procedere in una qualche direzione, perché in questo momento io anche con tutti quanti gli strumenti a regola non ho assolutamente idea di che cosa fare. Ergo, io innanzitutto vi chiedo di lasciare un mi piace sotto a questo video, di dirmi se vi potrebbe piacere una serie di questo tipo o se la chiudo immediatamente, non mi metto a fare questi cazzo di rune perché a voi non vi interessa avere una serie da circa 10 episodi o poco più o poco meno di rune, non vi interessa un cazzo di vedermi giocare a Minecraft, volete ritornare a vedermi giocare, non so, Warcraft o cose di questo tipo qua, insomma commentate che per me il feedback è prezioso. Quello è uno scheletro, questo è uno scheletro. Devi morire e darmi le tue fottute ossa. Vieni qua. No, qui non mi passa. Devi morire. Quanto cazzo ci metti? Oddio santo, dammi quella maledetta osso. Ok, c'è ancora uno zombie? Sì, ce n'è ancora uno. Comunque, insomma, dicevamo i commenti. Merda, mi è terminata la spada. Oddio. C'è una spada. Volevi. Dicevamo i commenti, dicevamo mi piace. Noi ci vediamo alla prossima puntata, aiutatemi magari, consigliatemi tipo un nome per sta serie perché la vorrei chiamare Runecraft, Runecraft, ma mi dà fastidio perché mi sa veramente di banalissimo Runecraft. Comunque, sì, bene, di minchiate ne abbiamo dette fin troppe, considerato che non è altro rimasto da dire, dal vostro capitano Max Berro Fronzo, adios a todos.